Il titolo di questa manifestazione è stata una sfida, perché l'abbiamo deciso un mese prima che a Milano venissero affidate le Olimpiadi e quindi siamo stati un mese con le dita incrociate. Alla fine abbiamo avuto fiducia in Milano e nella Lombardia e siamo stati premiati. Questa manifestazione vuole essere un qualcosa di non autocelebrativo, ma invece celebrativo di Milano e di quello che gli ingegneri possono fare per Milano. E oggi è particolarmente importante che le professioni, e quindi in particolare quelle dell'ingegneria, riabbiano la dignità che avevano un tempo, perché altrimenti i nostri migliori ragazzi se ne vanno all'estero e Milano, da essere una capitale dell'ingegno, cioè un luogo nel quale come per centinaia d'anni tutti venivano a dare il meglio di sé, oggi è diventato invece un luogo dal quale gli ingegneri in particolare se ne vanno a Londra piuttosto che a Zurigo o a Singapore. Le Olimpiadi sono una grande occasione per questo e quindi speriamo che siano il momento in cui Milano torni ad essere quello che è sempre stato e che per altri settori, come per esempio la moda, è tuttora.